e sono caduto da 10 metri, da un'altezza di 10 metri. Mi ruppi! Perché io quel giorno non dovevo andare a lavorare. E non mi volle più nessuno. Ma com'è successo? Ma perché? Così? Cioè, come dire, mi avete fatto del danno. Sono stati i primi 3 mesi, sono stato un po' difficile per lavorare. Il lavoro rende liberi. Guardalo, è zoppo, è un rottame, fa schifo. Faccio carpentiere prima dell'incidente, ora faccio disoccupato. Certo, un giavaglio è necessario. Chi era un lavoratore? Però mi ha rubato la vita, mi ha rubato l'occhio, la libertà, mi ha rubato tutto. Ma dentro di me io mi sento rotto. Lo sai, se pensi all'incidente, non è un regalo. È una lotta continua. A me l'incidente era solo un lavoratore. Sono il maestro del vivere a metà. Faccio tutto a metà. Vengono definite morti bianche. In realtà nero, nerissimo è il bilancio nel 2019 degli incidenti fatali sul lavoro e delle denunce di infortunio. Una strage con conseguenze fatali per chi perde la vita e letali per chi sopravvive e si ritrova menomato, marginalizzato, fuori dal sistema produttivo. Ecco allora che interviene quel teatro che abbatte le frontiere, crea ribaltamenti e riesce a ricostruire un uomo nuovo, una vita nuova. Si chiama infatti New Man, New Life ed è un esperimento di teatro sociale che nella città di Enna ha coinvolto le vittime di incidenti sul lavoro. A finanziare il programma è l'INAIL, che ha offerto a chi colpito da questa tragica fatalità la possibilità di dare un senso al proprio dolore e l'occasione di una rinascita. Mente del progetto è Irene Varveri, una volitiva siciliana in grado di coniugare arte e sociale, creatività e funzionalità. Infatti da anni raccoglie per l'INAIL testimonianze e racconti di vita. Sì, io ascolto storie già per lavoro, storie quotidiane, storie di ordinarie tragedie, storie di chi ha perso una mano sotto una pressa, una gamba sotto un trattore, storie di chi ha perso anche la vita sul lavoro, quindi io lavoro anche con i familiari delle vittime da morti bianche. Si chiamano familiari superstiti perché essere una vittima da morti bianche è una calamità, proprio come sopravvivere a un terremoto. Da qui l'esigenza di non perdere tutto questo prezioso patrimonio umano e trasformarlo in un progetto sociale attraverso il teatro. I protagonisti sono i miei assistiti, loro con le loro storie e le loro tragedie, che volontariamente si sono raccontati davanti a una telecamera e hanno raccontato la loro storia di infortunio, ma anche la loro storia di vita, facendo fluire libera la loro emotività e facendoci anche emozionare. Le testimonianze sono poi servite come base per la costruzione di un testo dal titolo In balia di un attimo, a firma del giovane drammaturgo Federico Fiorenza. Si va in scena! A fornire loro dimestichezza con le tavole del palcoscenico, un laboratorio che è parte integrante del progetto. C'era una volta, orre! C'era una volta, non c'era una volta! In balia di un attimo recupera l'antica arte dei pupari per omaggiare la sofferenza della mutilazione. Guardalo, basta non lo toccare, è zoppo! E fa schifo, è un rottame! È un rottame, fa schifo! Un burattinaio, Federico Fiorenza, odia i suoi pupi. I pupi rotti e dialoga con la sua coscienza, Valentina Ferrante. Scopriremo poi che questo odio è dettato da un trauma non superato. Scopriremo anche il valore del trauma e della rottura, soprattutto quando viene rielaborato. I pupi rotti dell'intreccio narrativo sono gli uomini scartati dalla società dopo un incidente, divenuti merce avariata da gettare nel fuoco e da sostituire con marionette nuove. Spezzati! Buttalo! Insignificante sei e loro sono inutili. Eppure chiunque di noi potrebbe trovarsi in balia di quell'attimo che cambia la vita. A terra si posa, si spezza la schiena, quel tonfo distratto che scuote la terra, cos'era?
Ma come si può superare la cultura dello scarto, abbandonando l'indifferenza e recuperando l'umanità, suggerisce il testo. L'indifferenza è l'arma più crudele che possa esistere. Io ho provato a vivere con indifferenza quell'incidente che ha spezzato mio padre, con rancore, con insulti, imbiancando ogni ricordo. Invece no, invece bisognerebbe dare colore alla propria vita e ascolto e riparo alla vita degli altri. Esempio di teatro che si fa vita e di vita che entra a teatro. Si va in scena, pupi, anzi, uomini!